In questa lezione cominceremo a introdurre gli acidi. La prima cosa da dire è che gli acidi sono dei composti che possono essere catalogati in due modalità, gli acidi binari e gli acidi ternari. Che cosa cambia? Si tratta di un acido quando il primo elemento della formula è un atomo di idrogeno. Questo vale, come vedete, sia nei binari sia nei ternari. Binari, come abbiamo già visto, sono costituiti da due elementi, quindi gli acidi binari, oltre all'idrogeno, come potete osservare, hanno il non metallo. Per gli acidi ternari abbiamo, essendo un acido, come abbiamo detto, l'idrogeno, sempre il non metallo e si aggiunge un terzo elemento che è l'ossigeno. Oggi ci concentriamo sugli acidi binari. Allora, sono molto semplici, perché sono costituiti appunto dall'idrogeno, che è la novità rispetto agli ossidi e agli anidriti che abbiamo già visto, e il non metallo. Allora, attenzione, per gli acidi binari i non metalli sono pochissimi, sono solamente quelli del sesto e del settimo gruppo. In più c'è una novità. Questi non metalli, quando costituiscono gli acidi binari, utilizzano solo la valenza minore. Che cosa vuol dire? Andiamo a vedere nella tavola periodica e troveremo che gli acidi costituiti da non metalli del sesto gruppo sono quelli con l'ossigeno, che poi tra l'altro non si utilizza, lo zolfo, il selenio e il tellurio. Dovendo usare la valenza minore, vi ricordo che sono nel sesto gruppo, quindi un gruppo pari, le valenze pari del sesto gruppo sono 6, 4, 2, la minore ovviamente è la 2. Quindi questi utilizzano solo la valenza 2. Ok? Per quanto riguarda quelli del settimo gruppo, invece, settimo gruppo, vi ricordate, sono gli alogeni. Quindi abbiamo fluoro, cloro, bromo, iodio. Ancora una volta, anche questi usano la valenza minore. Essendo del settimo gruppo, le valenze sarebbero 7, 5, 3, 1, la minore ovviamente è la 1. Quindi ci troviamo ad avere questi non metalli esclusivamente con un'unica valenza utilizzata. Il nome è semplicissimo: quando c'è una sola valenza, non ci sono diversificazioni da apportare e il nome è acido, sostantivo aggettivato con suffisso idrico. Quindi tutti gli acidi binari saranno con il nome idrico. Li vediamo uno alla volta: acido solfidrico, acido selenidrico, acido telluridrico, acido fluoridrico, acido cloridrico, che magari qualcuno conosce, bromidrico e iodidrico. Per i ternari faremo una lezione apposita. L'unica cosa, vi ricordo, ancora insisto, che la differenza tra binari e ternari è la presenza dei ternari dell'ossigeno. Come vedete, abbiamo sempre i pedici X e Y, sia nei binari sia nei ternari. Sui binari, che cosa vi devo dire? Y in pratica non ci sarà mai. Perché? Perché con la regola dell'incrocio deriva dalla valenza dell'idrogeno, che ovviamente è 1. Quindi 1 ovviamente no, poi non si scrive. Per cui i binari saranno esclusivamente con la modulazione di questa X. Proviamo a fare subito degli esempi applicativi. Allora, ipotizziamo di dover fare, vi chiedo, l'acido cloridrico. Come si procede? La prima cosa da fare è verifico che finisca in idrico. Idrico mi dice che si tratta di un acido binario. Un acido binario è costituito semplicemente da idrogeno e non metallo, che è il cloro. L'idrogeno abbiamo detto ha valenza 1, il cloro deve utilizzare la sua valenza più bassa, quindi essendo un dispari la 1, è già a posto così, perché come vedete con la regola dell'incrocio qui scenderebbe un 1. E a destra, attenzione, abbiamo già detto che questo è sempre 1. È sempre 1, ok? Quindi praticamente questo non si scrive mai. Supponiamo che vi chieda, fatemi invece l'acido solfidrico. Allora, finisce sempre in idrico, vuol dire che si tratta di un acido binario. Un acido binario costituito da idrogeno e non metallo, che nel caso di solfidrico è lo zolfo.
L'idrogeno, ormai abbiamo imparato, ha sempre valenza 1. Lo zolfo, attenzione, è di un sesto gruppo, quindi un gruppo pari. La valenza più bassa è la 2. Ricordatevi che deve sempre utilizzare la valenza più bassa. In questo caso, regola dell'incrocio, qui compare un 2. Facciamone ancora uno. Supponiamo che vi chieda l'acido fluoridrico. Finisce in idrico. È un acido binario. La formula sarà HF. Valenza dell'idrogeno è sempre 1. Da adesso in poi non la metteremo più, tanto è inutile. Quella del fluoro, essendo un alogeno settimo gruppo, è una dispari. La dispari più bassa è la U. Vi ricordo che i binari utilizzano i non metalli solo con la valenza più bassa. Quindi la valenza più bassa per i gruppi dispari che abbiamo visto, cloro e iodio, fluoro, scusate, è 1. Per lo zolfo, invece, essendo di un pari, è la 2. E un trucco che vi dico, praticamente la formula di un acido binario, quando avete il nome la dovete trasferire in formula, sarà sempre H non metallo. Il numero di idrogeni, che noi chiamavamo X, è semplicissimo. X varrà sempre 1 oppure 2. Quando 1? Quando abbiamo un non metallo con valenza dispari. Quando sarà 2? Quando avremo invece un non metallo con valenza pari. Come abbiamo appena visto, la valenza pari e dispari, quando avevamo la dispari, quindi la 1, valenza dispari, mi dà il pedice 1. Vedete? Che è praticamente quello che non si scrive. Nel momento in cui invece abbiamo a che fare con un non metallo con valenza pari, abbiamo visto l'esempio dello zolfo, allora compare il pedice 2. Ok? Non ci sono altre possibilità. Quando invece avete la formula è ancora più facile, perché ovviamente nella formula di un binario, esempio, assegna il nome a HI, io vedo che è un acido perché ovviamente il primo elemento è un idrogeno. È un binario perché manca l'ossigeno. Io non sto neanche a guardare se è pari o dispari. Chi se ne frega? È un acido e deve finire in idrico perché è un binario. Quindi basta andare a mettere il nome del non metallo. In questo caso è lo iodio. Quindi acido, iod, si scrive attaccato, iodidrico. Sembra uno scioglilingua, ma è così. Ok? Provate a esercitarvi un po' voi. Ciao ciao!